Cosa rappresenta innanzitutto la statua della Madonna Pellegrina di Fatima? Beh, la statua è un'immagine che ricorda appunto gli eventi di Fatima, che contengono un grande messaggio di conversione, per cui accogliere questa Madonna appunto nella sua immagine che peregrina nelle nostre comunità significa disporsi a riconoscere i forti messaggi che a Fatima lei ha consegnato ai tre fanciulli e che essenzialmente appunto vanno nella direzione di una conversione sentita, forte, seria al Vangelo del Signore. Qui ci sono tante manifestazioni organizzate per l'accoglienza. La comunità quindi si fa vicina a questa statua e a ciò che rappresenta. Beh, devo dire che la devozione a Maria è molto diffusa nella nostra diocesi e non solo, ed è certamente una strada privilegiata perché le persone riscoprano la importanza della fede, quindi le molte iniziative non fanno altro che sottolineare questo aspetto e renderlo possibile, praticabile, offerto a tutti coloro che lo vorranno accogliere. Il fatto che sia una Madonna pellegrina che si sposta e va incontro ai fedeli e non i fedeli che vanno incontro alla Madonna, cosa ci dice? Beh, sicuramente questo movimento straordinario che il Signore adotta, stupendoci, sorprendendoci, appunto capovolgendo quella che è normalmente l'esperienza religiosa, che è quella di una ricerca dell'uomo nei confronti di Dio. Qui è Dio che viene a cercare gli uomini, è venuto a cercarli particolarmente nella persona di Gesù e viene a cercarli attraverso quella maternità, che è la maternità di Gesù, ma che diventa la maternità di tutti gli uomini, rappresentata appunto da Maria.